Come un uragano senza pietà, il Ladispoli passa 6-0 a domicilio sulla nuova Santa Maria Mole Marino e nella giornata numero 8 del campionato di eccellenza Girone A guadagna la leadership del girone. Già nel primo tempo doppio vantaggio dei rossoblù, poi nella ripresa un attimo di relax da parte dei rossoblù con Marino che fallisce un penalty e il Ladispoli successivamente spietato poi nell'asfaltare di rimpettai di turno. Un 6-0 di tremenda entità quello che il Ladispoli rifila al nuova Santa Maria Mole Marino, un trionfo firmato Federici in rete 3 volte, Roscioli a segno con una doppietta e Vecchis a segno anche lui. Abbiamo giocato con grande concretezza del primo tempo, narra Paolo Nista, direttore sportivo della Ladispoli. Poi sul 2-0 ci siamo un po' rilassati, ma dopo il loro rigore fallito non c'è stata più storia. Siamo stati devastanti. Con 18 punti Ladispoli vola in testa alla classifica del girone A. Per gli uomini di Claudio Solimina ben 6 vittorie, neanche un pareggio. Questo Ladispoli sconfitto in solo 2 occasioni appare ora come la vera favorita per la vittoria finale dell'eccellenza girone A, edizione 2014-2015.